incontro di stamattina è stato finalizzato la presentazione della sesta edizione del Contamination Lab e l'abbiamo chiamato Open Day perché la nostra intenzione è stata quella di non limitarci a fare una presentazione e una descrizione istituzionale, diciamo, del percorso formativo che si realizzerà durante il Contamination Lab, ma viceversa abbiamo voluto coinvolgere gli studenti già da questa mattina nelle attività laboratoriali che si svolgeranno poi durante il Contamination Lab, dove gli studenti saranno non semplici ascoltatori delle lezioni impartite dai docenti, ma saranno invece parte attiva e saranno coinvolti in prima persona in attività di gruppo, nell'elaborazione di progetti, nella soluzione di problemi, quindi saranno protagonisti del loro percorso di apprendimento. Abbiamo ottenuto un riscontro molto positivo stamattina, infatti abbiamo avuto studenti provenienti da diversi percorsi di studio, e quindi di area umanistica, di area scientifica, di area economico-sociale e giuridica, perché lo scopo formativo del Contamination Lab è prima di tutto quello di sviluppare, stimolare lo spirito imprenditoriale degli studenti, e questo spirito imprenditoriale rappresenta una competenza che è indispensabile per tutti gli studenti e non soltanto per coloro che hanno intenzione di creare un'impresa. L'imprenditorialità, come ci insegna l'Unione Europea, è una competenza trasversale, indispensabile nella vita, indispensabile per essere cittadini attivi e consapevoli, e quindi riguarda tutti, e questo rappresenta l'obiettivo primario che noi intendiamo raggiungere attraverso questo percorso. Il corso si svolgerà da febbraio a giugno 2022 e si articolerà in una serie di incontri con cadenza settimanale. La partecipazione al corso è completamente gratuita per gli studenti e per partecipare gli studenti dovranno presentare domanda entro il 27 gennaio 2022. Dopodiché si svolgerà un colloquio motivazionale per selezionare i 24 partecipanti. Il colloquio è un colloquio motivazionale, che significa che non sarà un esame, non sarà finalizzato a verificare le conoscenze in ambito aziendalistico, manageriale, economico, finanziario degli studenti, perché non è indispensabile avere competenze di questo tipo. Infatti il corso è aperto a tutti, studenti di qualunque provenienza e iscritti a qualunque corso di studio. Il colloquio è motivazionale nel senso che l'obiettivo prevalente è quello di verificare l'interesse verso le tematiche che saranno trattate durante il corso, la motivazione, l'intenzione di frequentare assiduamente il corso e di partecipare in modo attivo a tutte le attività che saranno svolte.